Bentornati nel mio canale! Quest'oggi prepareremo insieme una buonissima e fragrante ciambella integrale con lievito madre. Non voglio perdermi in chiacchiere, altrimenti poi mi sgridate nei commenti. Vi lascio immediatamente alla ricetta. Per questa ricetta ci occorrono 150 g di lievito rinfrescato e raddoppiato. Lo mettiamo in una ciotola a pezzi insieme ad un cucchiaino di miele. Aggiungiamo 360 g di acqua a temperatura ambiente e cominciamo a sciogliere il lievito insieme al miele. Dopo aver sciolto bene il lievito, aggiungiamo 100 g di semola rimacinata di grano duro e 500 g di farina integrale. Io sto utilizzando questa farina marca Garofalo con proteine 10 g, con proteine 10, eccole qua. Ok, procediamo con l'impasto. Cominciamo ad impastare. In questo video vi farò vedere come la impasto e come raggiungo l'incordatura a mano, perché più volte mi avete chiesto di farvi vedere il video integrale senza tagli proprio di questa fase qui dell'impasto, e quindi eccomi qua. Inizio ad amalgamare bene la farina all'acqua ed ecco qui che si crea il mio impasto. Io in questa ricetta aggiungerò altra acqua perché voglio che sia più idratata, e quindi adesso piano piano andrò ad aggiungere, man mano che vedete già si sta incordando, man mano andrò ad aggiungere altra acqua. Io arriverò fino a 400 g di acqua, quindi non farò chissà quale tipo di idratazione, ma voglio arrivare a 400 g, quindi adesso comincio ad aggiungere altra acqua. Ecco qui, ne ho aggiunti 40 g, quindi in questo momento nel mio impasto ci sono 400 g di acqua, ok? E ricomincio ad impastare. Piano piano faccio in modo che l'acqua venga incorporata nell'impasto. Visto che si tratta di un pane integrale, io potrei anche spingere l'idratazione fino all'80%, aggiungendo fino a 480 g di acqua. Però in questa ricetta ho deciso di tenermi con un'idratazione giusta, una via di mezzo, e non esagerare troppo con l'idratazione. Poi magari farò una ricetta per voi con un pane ad alta idratazione. Ok. Adesso sta prendendo corda, come vedete, quindi vado ad aggiungere il sale e l'olio. Ecco qui, ho aggiunto 15 g di olio e un cucchiaino di sale e continuo ad impastare. Adesso che c'è un pochino di olio nell'impasto, diventa meno appiccicoso, quindi è più facile impastarlo. Negli impasti ad alta idratazione un filino di olio nell'impasto li rende un po' più maneggevoli. Eccoli qui. Guardate, sta incordando. Ok, a questo punto lo posso passare. Aspetta, raccolgo ancora un po' di impasto nella ciotola e lo posso passare nel piano di lavoro. Ecco qua, e comincio ad impastarlo. Vado avanti, lo piego e lo schiaccio finché non sarà bello liscio ed omogeneo. Lo faccio vedere tutto come ho promesso, quindi cerco di andare di corsa. Fa molto caldo e per questo io non impasterò troppo a lungo, perché non voglio scaldare troppo il mio impasto per non rovinare la maglia glutinica. Bisogna sì amalgamare bene tutti quanti gli ingredienti, ma non bisogna scaldarlo troppo. D'estate c'è questo problema. Ok, come vedete ci sono voluti 5 minuti esatti per raggiungere l'incordatura
e per avere un bel panetto omogeneo e liscio. Eccolo qua, ancora un filino appiccicoso, ma non voglio aggiungere, ecco vedete, è un pochino appiccicoso, ma non voglio aggiungere troppa farina. Voglio lasciare questa idratazione qui. Adesso lo copro con una ciotola e lo lascio riposare per 20 minuti. Qui i 20 minuti di riposo sono passati, adesso andiamo a togliere la campana e iniziamo i nostri giri di pieghe. Per prima cosa assicuriamoci che l'impasto sia staccato dal piano di lavoro. Se sotto è troppo appiccicoso, mettiamo appena un filo di semola sotto per non farlo attaccare troppo. Adesso stendiamolo con i polpastrelli. Stendiamolo bene e cominciamo a fare il primo giro di pieghe a 3. Faremo per questo impasto delle pieghe a 3. Se non vi ricordate come si fanno, oppure se è la prima volta che le fate, potete vedere il tutorial sulle pieghe a 3 che vi metto qui sopra e sotto in descrizione. Ok, dopo aver steso l'impasto, cominciamo a piegare un'estremità verso il centro e la sigilliamo bene. Anche l'altra, mi aiuto con un tarocco perché è un po' appiccicoso. La pieghiamo verso il centro e sigilliamo bene. Poi pieghiamo la parte alta verso il centro e sigilliamo bene. Ok, facciamo la stessa cosa con la parte bassa. Sigilliamo bene. Dopodiché giriamo l'impasto. Facciamo una bella pirlatura, facendolo ruotare fra le mani. Ok, formiamo una bella palla, lo copriamo di nuovo con la campana, con una ciotola rovesciata, mettiamo un bel timer di 20 minuti e poi ripetiamo le nostre pieghe. Dovremo fare 3 volte le pieghe che avete visto ad intervalli di 20 minuti l'una dall'altra. Quindi abbiamo già fatto il primo giro di pieghe, ce ne mancano 2, fra una e l'altra 20 minuti. Allora, tra una piega e l'altra vi voglio dare anche qualche informazione per quanto riguarda gli orari, perché me lo chiedete sempre e so che per chi ha le prime armi è molto utile sapere a che ora inizio a fare queste ricette e a che ora finisco. Ok, allora, se volete fare questo pane in giornata, se siete in estate, potete iniziare a rinfrescare il lievito madre alle 9 di mattina, perché in un paio d'ore raddoppia, anche l'impasto raddoppia molto velocemente e quindi riuscite ad infornarlo addirittura prima di cena oppure dopo cena, seguendo tutte le fasi che io vi dico durante la ricetta. Se siete invece in inverno, io vi consiglio di rinfrescare il lievito madre molto presto la mattina, tipo alle 7:30, altrimenti vi ritroverete a mezzanotte che ancora dovrete infornare il vostro pane. Quindi rinfrescate la mattina alle 7:30, io più o meno quando faccio così alle 10 riesco ad infornarlo per fare tutto questo in giornata. Se invece preferite fare una lievitazione notturna, vi dico gli orari. Allora, sia in estate che in inverno potete rinfrescare il lievito nel tardo pomeriggio, tra le 5 per esempio, tra le 5 e le 6, ok? Quando raddoppia il lievito potete procedere con l'impasto, quindi lo farete dopo cena l'impasto, fate l'impasto e fate le pieghe. Poi, se siete in inverno, lasciatelo lievitare a temperatura ambiente per tutta la notte e la mattina dopo lo troverete senz'altro raddoppiato il vostro impasto e procedete come da ricetta, come vi faccio vedere dopo. Se invece siete in estate, dopo aver fatto le pieghe, aspettate una mezz'oretta e poi potete riporre il vostro impasto in frigorifero. Lo fate lievitare in frigo, mi raccomando, perché in estate le temperature sono alte e lasciando l'impasto a temperatura ambiente potreste trovare tutta la maglia glutinica strappata. Quindi mi raccomando, in estate lasciatelo lievitare in frigorifero. La mattina dopo, quando vi svegliate, tirate fuori l'impasto dal frigo. Se è raddoppiato, procedete come da ricetta. Se invece ancora non è raddoppiato, aspettate che il raddoppio avvenga e poi procedete come da ricetta. Non vi preoccupate se il frigo non raddoppia, perché dipende dalla temperatura del vostro frigorifero. Potreste ritrovarlo così come lo avete lasciato, ma non è un problema. Lasciatelo lì e quando l'impasto sarà raddoppiato potrete proseguire con la ricetta. Ok, spero che questi orari vi siano utili. Ed eccoci qui, ho appena fatto l'ultimo giro di pieghe, sto pirlando l'impasto, adesso lo vado a mettere in una ciotola leggermente unta d'olio. Mi raccomando, scegliete una ciotola che possa ospitare il raddoppio del vostro impasto.
Adesso quindi mettiamo l'impasto dentro una ciotola unta, coperto con pellicola oppure con un coperchio, se avete una ciotola con coperchio, e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Se state facendo, come vi ho detto prima, il pane in giornata, aspettate il raddoppio e poi procedete con la ricetta. Se invece state facendo questo pane con la lievitazione notturna, se lo fate a temperatura ambiente, lo coprite con pellicola e lo lasciate lievitare fino a domani mattina. Se invece fate la lievitazione in frigo, adesso in questo momento dovete aspettare un'ora e poi riporlo in frigorifero fino a domani mattina. Dopodiché lo tirate fuori e aspettate il raddoppio. Quindi ci vediamo con l'impasto raddoppiato per proseguire questa ricetta. Ed ecco qui l'impasto raddoppiato di volume, come vedete. Io l'ho coperto con pellicola, adesso la vado a togliere ed ecco qui l'impasto raddoppiato. Adesso andiamolo a formare. Per prima cosa mettiamo un po' di semola sul piano. Poi rovesciamo delicatamente l'impasto, facciamolo scendere da solo dalla sua ciotola. E adesso passiamo alla formatura. Decidiamo se fare dei filoni, delle pagnotte, delle ciambelle, decidete voi. E anche questo è il momento di dividerlo a metà se volete fare due forme anziché una sola. Io quest'oggi farò una ciambella e quindi non dividerò l'impasto a metà. Allora, come si fa la ciambella? Andiamo per prima cosa a sgonfiare l'impasto piano piano con i polpastrelli, appena appena, mi raccomando. Ok, dopodiché lo andiamo a formare come se fosse una pagnotta, quindi prendiamo un'estremità, la portiamo al centro, la sigilliamo, come vi ho fatto vedere anche in altri video che ho fatto. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Poi un angolo, l'altro angolo. Ok, a questo punto mettiamo al centro anche questi quattro angoletti qui. Quindi prima uno, due, tre e quattro. Ok, sigilliamo bene. Ok, dopodiché la giriamo e fino a qui è come se avessimo fatto la prima parte di una pagnotta. Ok, adesso prima di fare il buco vado a preparare la teglia. Ok, quindi ho preparato una teglia con della semola sopra, ho preso un coppapasta. Potete utilizzare per questo scopo anche una piccola ciotola, un bicchiere. Utilizzate una forma cilindrica da mettere al centro per farle mantenere la forma durante la seconda lievitazione. Non vi preoccupate perché poi questo contenitore verrà tolto prima della cottura, quindi anche se è un contenitore che si potrebbe rompere nel forno, lo potete utilizzare tranquillamente adesso per formarla. Anche un barattolo di vetro della marmellata va benissimo. Ok, dovete anche sceglierne uno immaginando che questo foro poi durante la cottura diventerà un po' più piccolo, quindi non prendetene uno con il buco che vorreste vedere dopo la cottura, ma uno un pochino più grande di quello che vorreste vedere. Ok, dopo aver visto tutti i passaggi capirete meglio queste parole. Ok, adesso andiamo a formare la nostra ciambella. Semplicemente dopo aver formato una specie di pagnottina così, andiamo a bucarla nel mezzo, in questo modo. Facciamo un vero e proprio buchino con le mani. Ok, andiamola ad allargare bene. Ecco qua. Adesso questa parte al centro andiamola a insemolare un po', così non si appiccicherà al contenitore che abbiamo scelto per dare la forma della ciambella. Mettiamo della semola al centro. Ok, adesso spostiamo il ciambellone sulla nostra teglia. Ecco qua. E andiamo a mettere al suo interno il coppapasta oppure il barattolo, quello che avete scelto voi per dare la forma alla vostra ciambella. Ok. Mettete sempre della semola sotto perché non vogliamo che si incolli durante la cottura. Ok,
Ok, la nostra ciambella è formata. Adesso lasciamola raddoppiare di volume, ci vorranno all'incirca 2 ore. Comunque non tenete troppo in considerazione l'indicazione oraria che vi do, ma guardate, imparate a guardare la vostra ciambella. Finché non sarà raddoppiata e finché con la prova dito non avremo la sicurezza che la lievitazione è giunta al termine, non la inforniamo. Mi raccomando, non la fate strappare, quindi non la fate neanche lievitare troppo. Ok, adesso copriamola e lasciamola lievitare fino al raddoppio. Come la copriamo? Possiamo decidere se usare la pellicola oppure un canovaccio un filino inumidito se siamo in estate e fa molto caldo, così non si seccherà troppo la parte superiore. Allora, come sapete, se mi seguite, io non amo utilizzare la plastica, cerco sempre di evitare, quindi utilizzerò questo secondo metodo e quindi ho inumidito appena un canovaccio e adesso la vado a coprire e la lascio in forno con la lucina spenta finché non sarà raddoppiata di volume. Questo se siamo in estate, quando fa molto caldo e si secca tanto. Se siete in inverno non serve neanche coprirla. Ecco qui la nostra ciambella pronta per il forno. Adesso andiamo a rimuovere piano piano il coppapasta. Prima di farlo, iniziamo ad accendere il forno a 250 gradi sopra sotto e mettiamo nella parte più bassa del forno una leccarda con un bicchiere d'acqua. Come vi dico sempre, faremo anche oggi una cottura a scalare, è quella con la quale io mi trovo meglio, però voi fate le prove con il vostro forno e magari annotate i risultati, così avrete anche voi la cottura perfetta per il vostro forno. Allora, accendo il forno alla massima temperatura, metto l'acqua sotto e poi andiamo a togliere il coppapasta e a fare i tagli alla nostra ciambella. L'ho fatta lievitare anche troppo, come vedete qui c'è uno strappetto, però non fa niente, adesso la in forno verrà buona comunque. Ok, adesso vado a rimuovere il coppapasta, facciamolo delicatamente. Se abbiamo usato la semola non sarà difficile rimuovere il contenitore che c'è all'interno e infatti, opla, eccolo qui. Ok. Adesso vado a fare i tagli. Avevo con me un cucchiaio perché in caso fosse rimasto appiccicato avrei piano piano con il cucchiaio aiutato il coppapasta ad uscire. Ok, adesso vado a fare i tagli. Scegliete pure voi i tagli che preferite fare. Io di solito quando faccio la ciambella faccio dei tagli in diagonale in questo modo. Affondo la lama più o meno di 1 cm e vado a fare dei tagli netti. In questo modo giro poco poco la teglia e continuo nello stesso verso un altro taglio diagonale, sempre affondando la lama di 1 cm. Continuo così facendo tutto il giro della ciambella. Ecco qui, la mia ciambella è pronta per il forno. Adesso la vado ad infornare come al solito a scalare, quindi faccio i primi 10 minuti a 250. Altri 10 minuti a 225, altri 10 a 200, altri 10 a 180. Dopodiché controllo se la crosta è bella croccante, se anche il sotto è bello cotto, la sforno ed è pronta. Se invece così non fosse, quindi se vedo la crosta ancora molle, la lascio nel forno altri 10 minuti, magari con lo spiffero, con la modalità ventilata. Valutate voi in base al vostro pane, a quello che vedete nel vostro forno. Ok, andiamo ad infornare. Ed ecco qui il nostro pane integrale con lievito madre appena uscito dal forno. Se volete fare la crosta ancora più croccante, potete passare sopra la superficie della ciambella prima di fare i tagli, un po' di acqua con un pennello e poi far cadere sopra della semola rimacinata di grano duro. In questo modo la superficie sarà ancora più croccantina. Comunque, anche se non fate questa operazione, viene bello croccante, come sentite. Ok, adesso mi raccomando, lasciamolo raffreddare appoggiato in verticale alla parete della cucina da qualche parte. Prima di mettere a raffreddare il pane, vi voglio dire una cosa: se queste ricette vi piacciono, se vi piacciono i metodi che io utilizzo nel mio canale YouTube, veramente con grandissimo onore e con tanta emozione vi dico che è uscito il mio primo libro che si chiama Lievito madre, consigli e ricette. E lì potrete trovare un sacco di ricettine per utilizzare il lievito madre e tante tecniche per utilizzarlo al meglio. Il libro lo trovate sul sito www.noctuabook.com, presto sarà anche su Amazon e in tantissimi altri posti, e vi lascio il link per poterlo acquistare qui sotto nella descrizione del video. Ok, adesso bando alle ciance, lo metto in verticale così si raffredda per bene e dopo vi faccio vedere l'interno. Ed ecco l'interno con una mollica bella soffice, perfetta da inzuppare proprio come piace a me.
Non ci sono tanti buchi come vedete, ma con questo tipo di farina e con questa idratazione è del tutto normale che sia così. La cosa importante, come dico sempre, non è avere un pane pieno di buchi, ma avere un pane buono, con una crosta croccante, con una mollica bella asciutta e soffice. Adesso vi saluto, vi do appuntamento alla prossima ricetta e come sempre vi invito a mettere like qui sotto, ad iscrivervi al canale, a condividere il video e se volete venitemi a cercare su Facebook nel gruppo Lievito Madre Consigli e Ricette. Adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao ciao a tutti!